tutti esperti di calcio, tutti allenatori, poi c'è l'altra categoria di esperti di politica, tutti politologi affermati. Mi mancava l'ultima categoria, gli esperti in arte. L'ha detto anche il sindaco, sono tutti critici d'arte a Foggia, è piaciuta, non è piaciuta, bisogna capirla l'arte. No, non c'è da capire, fa parte del gioco in qualche modo. Questo tipo di lavoro, questo tipo di intervento in generale sono anche un po' delle provocazioni a volte. Sono delle provocazioni perché servono in qualche maniera anche a far capire, a far vedere che c'è anche un altro modo di vivere le città, di vivere quartieri, di vivere posti, per cui è ovvio che un'opera d'arte sempre ha destato critiche positive o negative, bene o male comunque che se ne parli, forse si entra nel tessuto cittadino in maniera più forte. Piaccia oppure no, l'opera dello scultore Cristian Biasci, docente dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, è stata consegnata alla città ed è un omaggio ai donatori di sangue. A loro è dedicato il giardino dove sorge Round Drop, la goccia che si irradia all'interno della rotatoria degli ospedali riuniti. In Puglia cresce il numero delle opere targate Avis e il presidente regionale Ruggero Fiore, a Foggia per l'inaugurazione, intende inserire in una pubblicazione quella che giudica come una delle più belle e teoricamente meno soggetta ad atti di vandalismo. Sopra ci sono delle lastre, cosa sono? Questo sono delle lastre in acciaio inox che servono essenzialmente per riflettere la luce sia durante il giorno che durante la notte, perché con l'illuminazione che ha sia l'opera d'arte in se stessa che con i lampioni circostanti la luce viene riflessa verso l'alto, sulle foglie degli alberi anche di notte. Quindi si vede il cielo riflesso a terra di giorno e viceversa di notte. Il palo lo togliamo? Ma non dipende da me, dipende dal Ministero degli Interni. Se l'avessimo saputo in tempo probabilmente ci saremmo attrezzati in maniera compiuta e saremmo arrivati anche oggi a spostare il palo. Quindi aspettiamo le autorizzazioni ministeriali, quando prima arriveranno, prima sposteremo il palo.